Sheryl Sandberg, che è la direttrice operativa di Facebook, sostiene che le donne non fanno carriera perché non si propongono abbastanza, cioè non si fanno avanti, mentre gli uomini sono molto più bravi nel farsi avanti, nel proporsi. Che cosa ne pensi di questo? Fino a un certo punto si era pensato che fosse proprio un problema di autostima, cioè che le donne non si stimano abbastanza, pensano di non essere abbastanza brave, pensano di non essere poi così pronte per assumere delle responsabilità. E adesso invece questa cosa un pochino effettivamente secondo me sta cambiando, cioè perché effettivamente c'è una maggiore consapevolezza da parte delle donne del proprio valore, però effettivamente c'è una difficoltà a entrare nei meccanismi. Adesso questo può essere ma anche derivante dal fatto che sono tutto sommato nuove nei meccanismi del mondo del lavoro, sia nella struttura pubblica che in quella privata. In fondo, se ci pensiamo, le donne hanno avuto accesso al lavoro da poco tempo e da poco tempo stanno anche affrontando il problema di una carriera, perché fino a qualche non tantissimo tempo fa una donna al massimo aspirava ad avere un lavoro marginale, un lavoro diciamo di contorno, non entrare direttamente nei meccanismi realmente produttivi dell'azienda. Questi meccanismi hanno delle loro regole, hanno delle loro anche trappole che devono essere conosciute. Da poco tempo che stanno dentro questa macchina devono un po' più imparare come si fa a farsi avanti, a capire qual è il momento, qual è il luogo e qual è la condizione nella quale possono fare avanzare delle proposte, avanzare anche una loro proposizione. Qual è il danno al prodotto interno lordo, quindi alla ricchezza del paese, provocato dal fatto che le donne in Italia lavorano poco, molto meno rispetto agli uomini? C'è un danno che è un danno complessivo all'economia di questo paese, che sì, è collegato con anche in maniera semplice, fra virgolette, semplicemente dal fatto che non c'hai una retribuzione, una capacità produttiva che può essere utilizzata. Ma c'è anche un meccanismo un po' più complesso, che è quello che secondo me le donne hanno qualche cosa di più di diverso da dire nel momento in cui entrano in un posto di lavoro. Si è visto con la legge Mosca-Golfo, che nel momento in cui le donne entrano nei consigli di amministrazione delle aziende, di fatto succede qualcosa di positivo, cioè il fatto di essere un soggetto diverso, che pensa in maniera diversa, che agisce in maniera diversa, che ha una realtà alla quale fare riferimento che è diversa, ha portato dei vantaggi all'azienda nella quale le donne sono entrate a far parte del consiglio di amministrazione. Cioè io credo ci sia anche un danno proprio di capacità di inventiva. Le cose più divertenti, più produttive, più innovative, in genere fanno capo alle imprese femminili. Il Jobs Act dell'attuale governo sta aiutando l'occupazione femminile, l'aiuterà? Cosa ne pensi? Adesso, Jobs Act in particolare, cioè che migliori l'occupazione femminile, onestamente è un po' presto per dirlo. Io credo che una rivisitazione del mercato del lavoro nella sua organizzazione, nel suo funzionamento, era una cosa sulla quale si era tanto ragionato, insomma, era una cosa che tutto sommato si aspettava da tempo ed è una grande scommessa per questo paese. Quello che io posso dire è che nella rivisitazione dei funzionamenti, delle infinite articolazioni con le quali si muove il mercato del lavoro, io credo che si possano infilare, come dire, delle piccole spie per capire come si può evitare alcune forme di discriminazione. Te ne dico una che siamo riusciti a portare a termine adesso recentemente. Il primo anno di maternità la donna non può essere licenziata e se vuole abbandonare il suo posto di lavoro deve andare alla direzione territoriale del lavoro, riempire un modulo nel quale dice che si vuole licenziare, nel quale deve dire anche che cosa, perché si sta allontanando dal lavoro.
Questo meccanismo era stato instaurato proprio perché c'era un po' questa piaga delle dimissioni in bianco, no? Il datore di lavoro, più o meno ufficialmente, ufficiosamente o in maniera malandrina, imponeva alla donna, cioè quella di firmare un foglio che significava che dava le dimissioni nel primo anno, come rimaneva incinta, veniva allontanata. Noi abbiamo cambiato il modulo con il contributo di una ricercatrice dell'Università di Bologna, si è puntualizzato tutta una serie di cose che hanno cambiato quindi il modulo e hanno cambiato le domande che ci danno la possibilità di individuare di più e meglio una serie di situazioni, di condizioni che determinano questa decisione, che sono il funzionamento o meno dei sistemi di assistenza alla maternità, del sistema di assistenza per i bambini da 0 a 3, da 3 a 5, cioè capire quindi come e quanto queste cose possono influenzare questa decisione, significa anche capire come e quanto uno può eventualmente intervenire per dare delle risposte al problema principale, che è quello che una donna, nel momento in cui fa un figlio, si trova da sola di fronte al problema di gestire questa situazione di maternità. Cioè non c'è un sistema che recepisce in maniera utile, organica e accettabile le problematiche legate alla maternità. Per l'occupazione femminile c'è in agguato la discriminazione. Cioè la discriminazione rispetto al fatto che questo soggetto ha questa strana attitudine a fare figli, nel senso che... Un aggettivo per definire le pari opportunità in Italia. Le pari opportunità in Italia sono molto a pacchia di leopardo. C'è una condizione di maggiore... possibilità di avere pari opportunità, stiamo parlando del lavoro ovviamente, tutti i dipendenti del pubblico impiego, perché sono più coperte da tutta una serie di normative eccetera, ci sono meno queste condizioni in altre situazioni che sono situazioni meno controllate e meno controllabili di aziende pubbliche, è più complicato per aziende nelle quali c'hai pochi dipendenti, e comunque tutto gira intorno al fatto che comunque ancora in questo paese la cultura dominante è che l'unico soggetto che si fa carico non solo del figlio ma del zio Gustavo che si è rotto la gamba, la nonna Pina che c'ha la sclerosi, è la donna. Se allora ci fosse una sistema di conciliazione, che è il sistema di un welfare, ma anche un sistema di condivisione, cioè di decisione all'interno della coppia di chi fa che cosa, il datore di lavoro quando assume una persona la assume in merito ai meriti, cioè alle competenze, e non al fatto che è maschio o femmina, perché altrimenti il datore di lavoro c'ha davanti due persone, sa che la donna lo può mollare perché se fa un figlio poi è lei che starà a casa, non sarà il marito.